Il Divino Telma domina da ben 5 lustri il sistema culturale italiano con una sequela impressionante di successi professionali e interessantissime incursioni nel mondo dello spettacolo, ove sperimenta con il popolo i sacri riti magici per la loro gioia, fortuna, benessere e salvezza finale. Trasmissioni che ancora oggi registrano dei picchi d'ascolto altissimi. Voglio dire, poi non dimentichiamo l'esperienza coraggiosissima discografica del Divino, che infatti nel 2006 pubblica il CD Divino, che include dei classici come Ti infilo una candela rossa, Il gelato e La ballata della coniglietta rosa, indimenticabili infatti anche Le sfuriate contro la cupola baudiana, che non permette nemmeno una volta al Divino di partecipare a Sanremo. Cioè, nonostante le qualità delle canzoni presentate, mi permetti. Interrompo, un secondo me lo devi concedere, ma il poliedrico talento artistico e intellettuale del nostro Divino Telma, secondo il mio modesto parere, ha bisogno di una continua ricerca di sintesi che spesso si infrange nella poca lungimiranza di chi riesce a intravedere in lui semplicemente una voglia di apparire e la corrispondenza tra risorse umane e obiettivi unicistici a fare la differenza, nella misura in cui l'io sentimentale femminile non sia interpretato come mera discrepanza sociale cosmica che ne dica Massimo Giletti nei suoi tocchi contro. È vero, eh. Ma infatti il Divino riesce sempre ad essere credibile e spiazzante nel portare avanti il suo messaggio di tolleranza nei confronti del mondo gay, bears, trans, LGBT. E l'unico appunto che vorrei fare al Divino, semmai, è questa impercettibile mancanza di capitalizzare il suo talento. Con un management francese probabilmente lei oggi sarebbe un taumaturgo di fama mondiale, ma porta ben alto il contrassegno di dignità, dignità che l'ha sempre contraddistinto nelle sue performance di vita. Secondo una serie di sondaggi,